1938. Nel patto di Monaco si conclude una parte della storia e se ne apre un'altra. Gravissimo, 12 morti e 48 feriti, per due dei quali i medici si sono riservati la prognosi. È il risultato orribile di una esplosione che ha fatto saltare un vagone del convoglio partito ieri sera da Roma eccezionalmente affollato. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto poco prima dell'uscita da una galleria, vicino alla stazione di San Benedetto Val di Sambro. Lo avrai, camerata a Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovanetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti vide fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se dovrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai. Su queste strade, se dovrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno. Popolo serrato intorno al monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza.